Amici della Ched Live, eccoci ritrovati nel nostro solito appuntamento di fine settimana, dove insieme facciamo un quadro sulle tematiche più interessanti di questa settimana borsistica, sempre con riferimento al mercato dei certificati di investimento. Mi fa compagnia quest'oggi Federico Ciaralli, analyst di certificati e derivati. Ciao Federico. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Allora, una variabile di mercato che sicuramente ci interessa da vicino, lato investment certificates, è ovviamente la variabile della volatilità. Si tratta sempre di certificati a vega negativo, quindi un aumento della volatilità, insomma, i movimenti della volatilità implicita sia del mercato, ma soprattutto di quella dei sottostanti di riferimento, è un qualcosa che guardiamo sempre con particolare interesse. Se fino alla settimana scorsa, ovvero fino a giovedì, la volatilità era compressa sui minimi di periodo, rappresentava quindi una leva sicuramente sottopesata anche a livello insomma, di pricing dei certificati. Ovviamente, come sempre accade, mercati giù, volatilità su. Siamo tornati da un VIX dal 15% a area forse 30-32%, e quindi pienamente confermata questa dinamica, ed è un tema che sicuramente ci riguarda da vicino. Però prima di magari, ecco, aggiungere qualcosa alla trattazione, abbiamo deciso di fare un focus specifico su questa variabile di mercato, e anche perché di fatto è tornato ad essere, anche lato certificati, un asset investibile. Però non aggiungo altro, ti lascio la parola con un quadro di mercato, poi parliamo insieme magari della novità di prodotto, che sicuramente, per chi come noi guarda da vicino i certificati di investimento, è sicuramente interessante. Sì, Giovanni, vabbè, abbiamo visto in questi giorni che a causa della variante Omicron insomma, la volatilità a mercato è salita molto e quindi questo, soprattutto in un contesto con tassi reali comunque negativi e con poche alternative in termini di asset class di investimento, il mercato dell'equity continua a rimanere comunque l'asset class più appetibile e quindi in un contesto del genere rialzi di volatilità, soprattutto per investitori incertificati, permettono degli investimenti di entrare a mercato a prezzi scontati e considerando che comunque storicamente determinate soglie del VIX, se utilizziamo il VIX come parametro di volatilità, sono sempre considerate di good buy, cioè nel senso di ingresso ottimo, almeno nel medio termine. Oggi parliamo in particolare del VIX. Allora, il VIX è conosciuto da tanti come l'indice della paura, soprattutto per le persone che magari sono entrate a mercato post-Covid 2020, in cui si è visto un VIX in area dei 70. È stato conosciuto soprattutto per essere chiamato come l'indice della paura. Perché? Perché di base è un riflesso del drawdown dell'S&P 500. Di per sé che cos'è? Rappresenta la volatilità attesa a 30 giorni e sull'S&P 500 ed esso è calcolato dal pricing delle opzioni ATM sull'S&P 500 con le put. Non sono calcolati in maniera, per così dire, equipesata, semplicemente, e questo si può vedere perché per la distribuzione che ha il VIX. Se mi condividi lo schermo facciamo vedere un attimino, almeno per quanto riguarda la distribuzione. Ok, allora la distribuzione è qui in basso. Come possiamo vedere, dice che è askew positiva. Perché? Perché essendo un indice mean reverting, quindi tende a un valore mediano che è nell'intorno dei 14 e dei 15, tende ad avere una askew positiva, cioè gran parte delle osservazioni è nella parte bassa, come vediamo in questo caso, della distribuzione, mentre i cosiddetti cigni neri, che probabilisticamente si verificano, sono molto molto rari, sono sulla coda della distribuzione. Come vediamo, questo grandissimo picco era durante i forti ribassi del Covid. Generalmente sono mean reverting perché la media di performance in generale, ma di variazione dell'S&P 500 è di circa un punto percentuale intraday e giornaliero di variazione di prezzo, non di performance. E quindi vuol dire che, per esempio, durante il Covid, che avevamo raggiunto dei picchi di 70, era circa le variazioni percentuali dei prezzi erano di circa 6 volte maggiori.
La questa distribuzione, se noi vediamo che si dice che sia una skew positiva, rappresenta almeno l'area. Se vediamo qua in basso a destra questa normale asimmetrica, vediamo che l'area sottesa rappresenta proprio la probabilità di vedere quelle determinate, quei determinati valori dell'indice. Un aspetto quindi particolare che comunque rappresenta il VIX è la mirror reversion, e questo si può vedere anche nella struttura delle diverse scadenze. Perché? Perché allora il VIX, essendo la volatilità attesa a 30 giorni, però l'abbiamo anche su diverse scadenze, e generalmente queste curve dovrebbero essere la curva dei diversi contratti. Questi sono i puntini, sono i prezzi dei diversi contratti sulle diverse scadenze. Dovrebbero essere un contesto di normalità come questa che vediamo, questa blu. Questo perché ovviamente il tempo, passando più tempo tra un contratto e l'altro, questo rappresenta maggiore incertezza, quindi il venditore del contratto richiederà sicuramente un premio più alto data l'incertezza, e quindi porta una curva con i prezzi dei contratti sulle scadenze successive a salire. Nei momenti di estrema volatilità, come di elevata volatilità, come quello di adesso, e questa qua, questa linea arancione, è l'attuale skew dei diversi dei contratti. Come si può vedere, in questo caso invece abbiamo una situazione non di contango, cioè che di normalità nei contratti anche delle commodities, ma bensì di backwardation. Quindi vuol dire che i contratti con le scadenze più vicine sono scambiati a prezzi maggiori rispetto a quelle a scadenza più lontano. Ha una particolarità la curva del VIX, come possiamo vedere in questo caso, che ha una forma del genere, non è quindi backwardation su tutta la linea, ma per una questione che i contratti con le scadenze più vicine tendono ad avere un beta maggiore con l'S&P 500 rispetto alle scadenze più lontane. E questo è dato proprio dalla mirror reversion. Perché se ci si attende, perché adesso c'è un'attesa, e quindi la backwardation, quando vi è un'aspettativa rialzista sul sottostante, abbiamo una backwardation come in questo caso. Ma visto che vi è la mirror reversion, ci si attende che nelle prossime settimane si abbasserà la volatilità, e che quindi la curva riconvergerà a una sorta di contango. E per questo che infatti abbiamo un beta molto più alto sulle scadenze più vicine, come si vede qui sulla scadenza tra la scadenza di dicembre e la scadenza di gennaio. Che poi però successivamente riconverge ad una forma di contango come normale, insomma, che sia. Per quanto riguarda il VIX, quindi potrebbe essere utilizzato, essendo un riflesso, uno specchio uno specchio dei drawdown dell'S&P 500 in termini di copertura. Qual è la problematica? Il problema principale è che noi, avendo generalmente una curva in contango, se non vi fossero i costi di roll del contratto, vi sarebbe una copertura ottima. Perché? Perché uno va a lungo del benchmark dell'S&P 500 e nel durante si copre con il VIX, che tra l'altro, che sfortunatamente però, essendo, ripetiamo, una logica di mirror reversion, diventa comunque difficile avere poi una copertura, tra virgolette, consistente nel tempo. Ma oltre a ciò, è proprio la problematica legata al fatto che, passando di contratto in contratto, il costo che andiamo ad intraprendere per coprirci tende ad erodere il capitale. Quindi, come può essere anche sfruttata una copertura sul VIX? Potremmo sfruttare quindi il VIX come alternativa ad una chiusura di una posizione. Perché? Perché molti investitori, quando vedono il mercato in ipercomprato, hanno paura che il mercato scenda, e quindi cosa fanno? Tendono a chiudere le posizioni dicendo: io entro più basso. Come abbiamo visto molte volte, non c'è stato il più basso. Per esempio, nell'ultimo mese abbiamo visto una performance del Nasdaq fortemente in ipercomprato, che poi ha continuato a salire, soltanto è scesa soltanto con si è scesa soltanto con la presenza di Omicron, quindi che è uscita la notizia di Omicron. Quindi, in questo contesto, può essere ottimo cercare di sfruttare i supporti che presenta il VIX per entrare in un orizzonte di breve termine,
al rialzo, quindi continuando a rimanere con il portafoglio completo, ma mettendo questa componente difensiva di VIX, quindi entrando a rialzo sul VIX con i certificati che poi andremo anche a vedere fra poco, per poter quindi sfruttare queste potenziali rialzi di volatilità e quindi di conseguenza coprire il portafoglio. Ricordiamo che poi ci sono anche delle soglie dello stesso VIX che nel medio termine vengono, come dicevamo prima, considerate di good buy, cioè magari nel breve entrando su VIX in area 30-35 si possono subire ulteriori drawdown, ma comunque nel medio termine e lungo termine risultano essere degli ottimi ingressi. Poi, oltre a ciò, va detto che il VIX, per come è strutturato, ma in generale per quanto riguarda la volatilità implicita, non necessariamente vi è un rialzo di volatilità implicita sul ribasso dei mercati, perché la volatilità implicita è la volatilità attesa, ma allo stesso modo la volatilità implicita sul sottostante, ma può essere anche letta la volatilità implicita come l'attenzione che vi è su un determinato strike opzionale. Quindi, per esempio, abbiamo visto, per esempio, sul titolo Tesla, qua possiamo evidenziato qua nel periodo di tra agosto e settembre, che vi è stato un rialzo di mercati con un contestuale rialzo della volatilità. Questo perché quando, per esempio, anche su Tesla abbiamo visto che Tesla saliva, ma anche la sua volatilità implicita continuava a salire. Questo perché venivano scambiati, Tesla era il titolo con il più alto volume di opzioni scambiate, e questo portava a un rialzo ulteriore della volatilità implicita. E poi legato anche a un concetto del gamma, però insomma ne parleremo un'altra sede, che quindi di conseguenza ha portato a un rialzo della volatilità. Quindi non necessariamente, quindi potremmo in teoria in alcune dinamiche, seppur rare, guadagnare addirittura con un mercato che sale e sfruttare la volatilità implicita che sale, e quindi guadagnare anche dalla nostra copertura. In controsenso, però sì, tecnicamente potrebbe accadere questa dinamica, come possiamo vedere qua che è successa ad agosto e settembre del 2020. Può essere, non necessariamente dobbiamo tenere una posizione lunga sul VIX per un orizzonte temporale molto lungo, che come abbiamo visto a causa dell'inclinazione delle curve ci porterebbe a dei costi molto elevati, ma utilizzare questi strumenti, questi certificati che adesso andiamo a vedere, per coprire, per in fasi di estremo ipercomprato e di estremo ottimismo, perché quando l'ottimismo è molto elevato è sempre ottimo ricominciare a coprirsi, perché è in fase di euforia che il mercato scende, e sfruttare dei livelli anche di supporto sullo stesso VIX per coprire il portafoglio, senza necessariamente uscire, visto che nel contesto attuale in cui ci troviamo a tassi reali negativi, senza un'alternativa di rendimento, l'equity dovrà continuare a salire. Ovviamente fin quando tassi reali rimangono negativi, quindi le banche centrali insomma ancora non intervengono, e quindi in questo contesto sfruttare le fasi, ormai adesso già è molto elevato il VIX, ma proprio per la stessa logica vi sono strumenti anche per andare corto di VIX, ma qua per una questione di distribuzione VIX, andare corti di VIX è vero che tecnicamente paga di più, però si può verificare lo scenario del cosiddetto cigno nero. Per esempio a febbraio 2020 si era corti di VIX a 30 e la si è vista a 70, poi sono dinamiche molto molto rare, però possono comunque accadere, anche se tecnicamente andare corti di VIX nell'area dei 30-35 paga, perché mediamente paga, ma semplicemente perché mi reversion il VIX, e quindi potrebbe anche essere un'alternativa. Se no, semplicemente nell'ipotesi in cui si è entrati a mercato con size ridotte, incrementare in corrispondenza di determinati livelli il proprio portafoglio. Allora, guarda, Federico, aggiungo solo per chiudere un po' il cerchio rispetto a quello che hai detto. È ovvio che trovare in concomitanza di questo rialzo, che di fatto parte poi da più di un anno e mezzo, asset decorrelati per meglio gestire anche il portafoglio, il rischio di portafoglio, abbiamo visto come è stato un po' complicato, no? Quindi l'unica variabile a muoversi effettivamente contro tendenza rispetto ai movimenti dell'equity è e rimane la volatilità. Ora,
Quindi perché è importante valutare anche questo asset? È importante per ridurre il rischio di portafoglio, no? Quindi immaginate anche un investitore che struttura il proprio portafoglio tramite certificati di investimento, nello specifico magari anche certificati a capitale condizionatamente protetto, dove si è esposti a movimenti della volatilità, cosa accade nel proprio portafoglio? Ed è un po' quello che è accaduto anche durante questa settimana. Il portafoglio si deprezza secondo due direttrici differenti. La prima è perché magari i sottostanti scendono e quindi la barriera diventa più probabile che venga toccata. Secondo aspetto, perché sono prodotti che a beta negativi, così l'abbiamo definiti, che un aumento della volatilità fa deprezzare la struttura. Quindi di norma su forti ribassi, di shock temporanei come sono stati in questa settimana, quindi movimenti meno 5% al giorno, naturalmente sono prodotti che soffrono. È ovvio, lo diciamo sempre, no? Tranquilli, perché comunque sono prodotti da valutare in un orizzonte temporale di più lungo periodo, e quindi magari anche queste dinamiche di shock e di volatilità tendono poi a rientrare, come di fatto dal grafico che facevi vedere, che magari lo riproponiamo, spesso accade, no? Infatti Federico, ma sono anche io dell'idea, magari ad oggi con il VIX al 30%, cioè o ci sono ulteriori shock dove il mercato tende ad accelerare nuovamente a ribasso, oppure sono movimenti che, come avvenuto in altre circostanze, quindi quelle tre sostanzialmente cerchiate dal grafico, tendono di norma a riassorbire. Ecco, quindi questa è un po' la dinamica. Quindi, ecco, dire mi copro il portafoglio con VIX a 27, magari se questa puntata e il prodotto poteva essere emesso anche qualche settimana fa, magari era più congeniale. Adesso oggettivamente starei un po' a guardare. Però ecco, qualora dovesse riaccadere e magari qualora ci fosse realmente l'esigenza di fare coperture di portafoglio, quindi non riducendo il rischio di mercato del portafoglio, magari utilizzando i certificati a leva dinamica, no? Come spesso facciamo nei nostri webinar proprio sul benchmark di riferimento, magari però si potrebbe pensare di inserire in portafoglio anche una quota di volatilità, proprio perché lo abbiamo visto, se il mercato scende la volatilità sale e a noi questo ci fa bene, perché magari ci riusciamo a coprire anche il rischio di deprezzamento delle nostre strutture. Questo è un po' il quadro, però attenzione che purtroppo i certificati agganciati a quest'indice di volatilità implicita, quindi il VIX legato quindi all'indice di volatilità implicita dello SPUR, non funziona come se fosse un benchmark legato allo spot, proprio perché la volatilità è realmente un asset investibile, però è un asset investibile tramite i future. Quindi questi prodotti si agganciano al future, che però ha delle scadenze, essendo prodotti a termine. E quindi di conseguenza c'è anche il meccanismo di rollover, che effettivamente per posizioni di più lungo periodo, quindi non certamente intraday o day trading, però certamente su orizzonti temporali un attimino più lunghi, è un qualcosa che va comunque tenuto in considerazione. E su questo la struttura della curva a termine che ha fatto vedere prima Federico deve essere un monito su questo, perché una struttura con un contango abbastanza marcato, se io mi tengo il prodotto per più di 2, 3, 4 scadenze di future successivi, eccolo lì che io mi creo tutti dei gap di ritardi e quindi avrò un prodotto che non seguirà l'andamento spot del sottostante. E questa è una pecca, però basta saperlo prima, è una pecca per modo di dire, perché è l'unico modo per effettivamente rendere replicabile. Non aggiungo altro, ti lascio la parola perché magari c'è una nuova emissione che può tornare utile, soprattutto da monitorare qualora ce ne fossero sicuramente le esigenze, ecco, magari in futuro. Sì, allora, per esempio, per quanto riguarda, adesso sono stati emessi proprio ultimamente da Société Générale un certificato benchmark a leva proprio sul VIX. Quindi proprio può essere questa nuova emissione, che è proprio una novità di Société Générale, può essere utilizzata per cavalcare praticamente, per utilizzare queste caratteristiche note comunque del VIX per poter coprire il proprio portafoglio.
Si tratta, qua viene chiamato certificato a leva fissa, short, è un leva fissa, però la leva è 1, viene messa meno 1 perché ovviamente comunque questo qua è ribassista, però è un leva 1, e inoltre il quale ha un restrike, giornaliero. Qual è l'aspetto chiave per cui vi è comunque restrike? Perché essendo scritto su un contratto, perché questo comunque è scritto sul future, essendo scritto sul contratto, dovranno ovviamente è imputato sullo strike il roll del contratto, nonché il costo di finanziamento, perché l'emittente ovviamente ti garantisce praticamente ha degli impegni di liquidità nei confronti dell'investitore, e effettuando, strutturando queste opzioni sul VIX, di conseguenza dovrà a sua volta dei costi che vengono poi imputati sullo strike dello strumento. E queste nuove emissioni le abbiamo sia long che short, perché come dicevamo prima, può essere, generalmente conviene se parliamo di copertura, stiamo parlando di longare sicuramente il VIX, però anche in termini comunque speculativi si può utilizzare questi strumenti per poter vendere il VIX su determinate soglie che storicamente continuano a essere dei livelli importanti. Quindi, come abbiamo detto, 30-35. Quindi, per esempio, chi adesso ha venduto, magari può esservi un ulteriore rialzo, ma con un buon money management, anche su queste posizioni un po' più speculative, è possibile vendere. Per esempio, non si vende, si dice comunque le vendite sul VIX sono rischiose, dipende a che soglie. Durante la crisi del Covid, la vendita, e non è una questione del senno di poi, ma perché era effettivamente la strategia da seguire, una vendita del VIX a 70, che era un livello totalmente eccessivo, ma in quel contesto era appena uscito, era una notizia del Covid, quindi normale che la volatilità era schizzata alle stelle a livelli della crisi del 2008, una vendita allo scoperto del VIX su quelle soglie avrebbe portato sicuramente dei profitti, e quella era una certezza. Perché? Perché il mercato poteva lateralizzare facendo movimenti al rialzo e al ribasso, quindi alla fine in termini settimanali non vi era alcun tipo di performance, ma le oscillazioni giornaliere si riducevano, la volatilità si riduceva, e quindi anche se il mercato non saliva, si sapeva che l'incertezza sarebbe ridotta, e quindi di conseguenza è abbassata la volatilità. Quindi anche la vendita sul VIX dipende sempre su che soglie viene effettuata, e quindi con che logica. Sicuramente, ripetiamo, con quella distribuzione c'è un maggior rischio che esistono i cosiddetti, tra virgolette, cigno nero. Adesso prende e crolla di nuovo il mercato, facciamo uno scenario comunque molto poco probabile, ma comunque esistente come probabilità, e quindi il VIX ritorna lì a 70. Uno ha preso una posizione corta a 35, insomma, è una bella perdita. Quindi dipende, ma va sempre fatta comunque con criterio, e per certe soglie può essere estremamente anche interessanti anche in termini speculativi. Ma di base questo strumento può essere davvero ottimo, soprattutto quello rialzista, per coprire il portafoglio e non uscire dal mercato, e per, come in generale, sia in base se il mercato scende, che il benchmark scende, sia, come abbiamo già detto, se in generale la volatilità implicita sale. Quindi può essere, se tu per determinate soglie con uno studio di VIX anche a livello tecnico, molto molto interessante. E questi due strumenti, abbiamo due ISIN, un benchmark che è DE000SF6UTZ4, e leva fissa short che è DE000SF6SWC1. Poi magari mettiamo gli ISIN sotto il video. No, ecco. Questo era il quadro. Poi del prodotto effettivamente c'è poco da parlare sul funzionamento, perché essendo prodotti benchmark con queste caratteristiche, no? Che tengono conto del rollover sui contratti, ecco, c'è poco da, insomma, da analizzare. Era giusto, a nostro avviso, parlare di questa novità, inquadrarla, ecco, in ambito un po' più di gestione del rischio di portafoglio, e far vedere come è stata di fatto l'unica asset decorrelato rispetto all'equity. Quindi speriamo di aver dato sicuramente qualche spunto anche di riflessione in più, e aver dato comunque anche la presentazione, ripeto, di un prodotto che è ovvio va inquadrato, va compreso, va capito, ecco, non è
non ci lamentiamo poi sulle, come dire, le asimmetrie rispetto all'andamento del sottostante, perché ecco, abbiamo fatto vedere la curva dei contratti come è di norma in situazioni di contango, quindi nel più si va là con le scadenze e più rollover si mettono sulle spalle e più disallineamento c'è, se c'è il differenziale dei prezzi tra contatto, front mount e quello successivo più ampio. Non è questo il caso, però si paga comunque un di norma un po' di rollover. Però ecco, questo mancava sicuramente, ecco, puntata dedicata alla volatilità. Ti ringrazio Federico per i tuoi approfondimenti. Allora. Grazie Giovanni, grazie a te. Ok amici, allora non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti. Noi ci vediamo come sempre la settimana prossima. Ciao!